Benedica a tutti. Accominciamo questa edizione di Stupormondi con un servizio di Filippo Albamonte, che oggi ne parla di quali potessero essere le soluzioni per nascere dell'attuale crisi economica. Le analisi della crisi economica, secondo gli economisti accademici e le soluzioni degli politici, sono oramai conosciuti. Li sentiamo ogni giorno alla televisione, di la mattina alla sera. Non si fa altro che parlare di tagli alla spesa dello Stato, di combattere le evasioni fiscali, di tassa patrimoniale e tagli ai costi della politica. Tutte queste cose, però, come oramai sappiamo degli altri servizi di stasera, sono o insufficienti o magari dannosi, come li tagli alla spesa dello Stato. Vediamo invece che cosa dice la scuola della MMT. Ecco il programma per salvare le nazioni. L'Italia stabilisce il principio che la spesa a deficit dello Stato serve per l'interesse pubblico e per aiutare l'economia. L'Italia torna a avere la sua moneta sovrana, chiamiamola nuova lira, e impone le tasse solo con la medesima. Le tasse si pagano solamente con le nuove lire. Il governo fa parte di un piano di travaglio garantito per tutti gli senza travaglio e le ditte in difficoltà, pagato con le nuove lire stampate dalla Banca d'Italia. I travagli sono solo chiddi che servono allo Stato e all'economia, come per esempio la riedificazione delle zone del terremoto, il restauro dei monumenti, l'assistenza agli anziani e via discorrendo. I depositi bancari e i prestiti arrestano in euro, ma le banche, se i clienti lo domandano, possono cacciare i conti in lire. Tutti i conti correnti vengono assicurati dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si ripiglia i suoi poteri e torna a decidere in semola con il Ministero del Tesoro. In tal primo periodo dona lo denaro a tasso zero, come lo Giappone, e si ripiglia lo potere di deprimere la moneta se fosse necessario. Lo tasso di cancio della nuova lira è libero e variabile. Lo Stato non usa più i titoli di Stato per pagare le sue spese, ma paga direttamente alle sue creditori. Il governo cancia tutti gli accordi stipulati in euro e li passa a lire, unicamente per l'interesse pubblico e degli cittadini. Lo Stato decide la sua spesa con la nuova moneta sovrana, esclusivamente per l'interesse pubblico e per fare le opere che abbisognano alla nazione italiana e allo rispetto della natura. Non chiddica servono solamente a fare arricchire le multinazionali. Fino a che c'è ancora disoccupazione e i fattori della produzione non sono completamente utilizzati, lo Stato decide di mettere in tale economia più piccoli di chi di chi piglia quelle tasse, per fare sì che arrestano più piccoli in tale economia. Quando la disoccupazione scompare, se avesse a chianare l'inflazione, allora lo Stato aumenta le tasse per levare di mezzo le piccole soverchio. Lo debito pubblico in euro viene pagato, ma con i tempi stabiliti di lo governo nell'interesse della nazione. Tutte le ditte e magari le banche che non avessero a rinascere a pari i debiti vennero amminacciati con le eque pratiche di fallimento, ma non dovranno restare arrere, perché ci sono i programmi di travaglio del governo. Le banche sono obbligate a cacciare i mutui di euro a lire, se fosse necessario. Lo governo aiuta i consumi interni e non le esportazioni, che avendo considerate una perdita di ricchezza. L'Italia negozia nuovamente tutti i trattati internazionali che la scafazzano con l'austerità. Palermo, sequestrata la discarica di Beddolampo. Claudio Ablesi fa lo riassunto di sta vicenda. La procura di Palermo, a fini fevraru, misi sotto sequestro la discarica di Beddolampo, chidda che mette in semola tutta la munnizza di Luca Pulocu siciliano. L'ipotesi dell'IPM è chidda di disastro ambientali, per colpa della formazione di un grande lago di Pirculato. Lo commissariamento di 2010 aveva permesso l'erogazione di 200 milioni di euro di funni FAS, funni per le zone sottoutilizzate, per una buona produzione di un buon piano per la munnizza, senza pensare a nodi incineritori. Ma lo ministro dell'Ambiente non ha approvato il piano e lo commissario straordinario di Tanno, Raffaele Lombardo, usava i funni per pigliare la munnizza e completare le vecchie strutture. Malgrado la denuncia di lo consiglieri di UPD di Palermo, Davide Faraone, che ha dichiarato la necessità di chiudere la quinta vasca per chi non rispetta le norme di legge.
Secondo sta ispezioni, aveva essere necessario cercare nuove soluzioni e strutture alternative a Bedulampu, ma li travaghi per ingrannire le vecchie strutture continuarono lo stesso sino a oggi. Per quanto si riferisce alla formazione di Lupirculato, che ha assumito dimensioni preoccupanti, la procura, che già in passato aveva visto finire nel registro degli indagati l'ex sindaco Diego Cammarata e gli ex vertici di Lamia, tra questi l'ex presidente e senatore di l'UDC Enzo Galioto e l'ex direttore generale Orazio Colimberti, aprì una nuova indagine, che a Piccomora e a carico di cristiani non conosciuti. Attualmente la Procura di Palermo predispose urgentemente, in primo luogo, di livare Lupirculato che ha contaminato le acque sotto la discarica, cioè li puzzi di Celona e Benfratelli, portando Lupirculato unta la struttura di depurazione di Borgo Ciachea a Carini, amministrata di Luconsorzio ASU sino a quando l'emergenza non finisce, e in secondo luogo di occuparsi di li controlli sopra la immediata costruzione della sesta vasca, già appaltata ma non ancora fabbricata, e la chiusura entro fine di aprile di la quinta vasca. Con la diffusione delle nuove tecnologie cancciano pure le maniere di molestare senza i giovani. Vediamo lo servizio di Salvatore Ciminata. Se sino a qualche decennio fa si parlava semplicemente di violenza, ora si parla di cyberviolenza, e in tali scuole è un fenomeno che interessa milioni e milioni di studenti. Secondo l'Osservatorio Internazionale sopra la violenza in tali scuole, tra gli ultimi anni le case aumentarono chiossai rispetto allo passato decennio e cambiarono magari i metodi e i modi di come si manifestano le violenze stesse. Per fare un esempio, in Canada, qualche mese fa, la studentessa Amanda Todd si ammazzò dopo che fu vittima di atti di bullismo tra la scuola e magari in tale rete virtuale. La protagonista di questa storia contava la sua corta vita con un filmato sopra YouTube, con lo quale denunziava i maltrattamenti verbali e fisici che subiva e contro le quali non seppe reagire se non con la decisione di fare la finita. E proprio questo evento metteva all'attenzione generale questi problemi. Ricerche nuove sopra le molestie virtuali, conosciute come cyberbullismo, stanno mettendo in evidenza le rischi. Le nuove tecniche connettono un taunente alle persone di ogni paese e le amenazze per i soggetti più fragili sono d'arrera all'angolo. Lo studioso dell'osservatorio Alejandro Santander spiega come un tale evoluzione di un caruso le forme di violenza cambiano. Tra le piccerie ci sono scontri, pigliate in giro o insulti. Tra la picciottanza invece la forma di violenza diventa più pesante e punta a disciudere la mente. La propria stima psicologica e la rete virtuale non fa altro che aiutare a ingrandire la cosa. Secondo lo stesso esperto e gli studi della materia, i rimedi sono di tre tipi. Attraverso corsi di formazione si dona un'educazione sociale e emozionale diretta a tutte le studenti, nulla escluso. Viene dopo un'educazione particolare verso chi che dimostrano segnali del rischio e infine un'educazione diretta tanto alle vittime quanto a chi commette le violenze stesse. Senza lasciare di lato lo confronto e lo dialogo con le famiglie degli studenti. E pare che un numero consistente di scuole sta mettendo in atto sti rimedi. È ancora presto per dirlo, ma già le prime effetti si vedono. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo come sempre lo prossimo venerdì. Salutiamo!